Non solo per l'impresa sportiva da atleta, perché è un'impresa veramente fantastica, ma per quello che hai fatto, ma anche come donna, perché l'atleta passa ma la donna non passa mai e tu te lo meriti. Complimenti. Andiamo su, andiamo sul palco, ci lasciate passare? Bentornati, bentornati, sono vincenti. Sei bravissima. Ciao! Bella! Ciao. Andiamo di raggiungere il palco, se riusciamo, capisco l'affetto della gente. Ciao Paola! Aspetta, facciamo solo un secondo che c'è la RAI, abbassiamo anche il volume della musica, c'è la RAI che lo intervista, a questo punto stiamo in silenzio perché merita questo palcoscenico Paola Gianotti. Allora Paola, le prime sensazioni di questo pochino, nuovo record sei. Quali sono? Abbi pazienza. È stata un'esperienza della vita a livello sportivo, a livello umano, mi ha cambiato tantissimo, 144 giorni, 29.500 km, un'emozione pazzesca. Come è nata l'idea di questa impresa? Ho sempre fatto sport, ho sempre viaggiato fino a quando sono piccola e quindi ho unito le mie due passioni più grandi, è sempre stato un sogno da sempre, ecco. Realizzare il giro del mondo in bici. Nasce tutto dal fatto che si è perso anche il posto di lavoro? Sì, esatto, ho dovuto chiudere la mia società perché
visto che non giravano tanto bene, è finita qualcosa di negativo, è nata un'impresa grandiosa arrivata fino ad oggi. Qualche fotografia di questo lungo viaggio? I bambini che mi allungavano la mano in Asia, emozione grandissima. Nullarbor è un deserto australiano, pedalare sotto le stelle nel deserto cileno, passare in Texas, un sacco di emozioni. Mai pensato di non farcela? No, ho avuto dei momenti critici, ma non ho mai pensato di mollare e ho sempre creduto in quello che facevo, quindi non ho mai pensato di mollare. Le difficoltà maggiori che hai incontrato, quali sono le difficoltà più grandi? Beh, ho avuto il clima che è stato difficile da gestire e sicuramente l'incidente da superare è stato molto pesante perché era al top della forma e quindi riprendere tutto, però vuol dire è stata l'ennesima dimostrazione che se c'è un sogno si può superare tutto. Come ti sei alimentata in qualche modo particolare? Sì, ho sempre seguito tanti carboidrati, tante proteine e ho sempre mi sono alimentata ogni ora, quindi cercando di alimentarmi al meglio possibile. Ancora due cose, c'è un risvolto umanitario in questa impresa? Sì, assolutamente, ho portato in giro per il mondo anche un messaggio di ecosostenibilità, quindi cerchiamo di usare più la bicicletta e un po' meno la macchina e soprattutto cerchiamo di fare anche del bene per il nostro pianeta. Che ti è mancato dell'Italia? Mi è mancato il cibo, le persone che vivono non so che livello che sono qua ad accogliermi e la nostra bella città perché è un paese meraviglioso. Come cambia la tua vita da domani? Non so come cambierà, ma io sono cambiata tantissimo in questi 29.000 km, quindi spero si aprano tantissime nuove porte e io sono cambiata, quindi sicuramente vedo le cose sotto un'altra ottica. Auguri e in bocca al lupo. Un grande applauso! Bella Paola! A parlare, vieni Paola!